del Sud, lo stadio San Paolo di Napoli è praticamente esaurito in ogni ordine di posto. Buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi. Beppe, ancora una volta il San Paolo colmo, l'abbiamo visto colmo per la partita con l'Inter e ora è la partita con la Roma, una delle partite più sentite dai tifosi napoletani. Beh, è praticamente un derby, come giustamente hai detto tu, e Napoli è sempre molto sensibile a questo tipo di partita. Prima dell'arrivo di Maradona questa era una partita in un certo senso fine a se stessa. Il Napoli raramente giocava per vincere lo scudetto. La Roma raramente riusciva a ottenere risultati veramente importanti. Oggi per il Napoli questa partita vuole dire molto. Il Napoli è in testa alla classifica con il Milan a quota 36 con un vantaggio di 4 punti su Inter e Sampdoria. Sì, deve mantenere questo vantaggio e credo che lo farà sicuramente dando tutto in campo. Certo, non sarà una partita facile perché la Roma è una squadra molto forte e darà sicuramente del filo da torcere. E ricordiamo che le formazioni in campo sono le seguenti: per il Napoli Giuliani, Ferrara e Corradini, Crippa, Alemão, Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Risponde la Roma con Cervone, Tempestilli, Nela, Pellegrini, Bertold, Comi, Gerolin, Di Mauro, Föller, Giannini e Rizzitelli. L'allenatore del Napoli è Albertino Bigon, quello della Roma Gigi Radice. Arbitra il signor Luci di Firenze e ricordiamo che 2 anni fa con il Napoli che veleggiava verso il secondo scudetto, e soprattutto il secondo scudetto consecutivo, fu proprio una sconfitta interna con la Roma 2-1 con la doppietta di Giannini a far sì che il Milan iniziasse ad avvicinarsi appunto alla squadra partenopea. Come sempre caldi anche i tifosi della Roma. In questo momento è chiaro che la Roma è seguita dai propri tifosi e sentono e faranno di tutto per essere molto, molto vicini. Però è chiaro che con quello che è stato negli anni passati sicuramente avranno in serbo molto, molta carica emotiva e molta tensione. Bene, le squadre stanno entrando in campo e noi ricordiamo anche che oggi Napoli ha un compito, dicevamo, piuttosto arduo contro la Roma. Invece sembra essere più agevole il compito del Milan, che gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro la Cremonese, terz'ultima in classifica. Per quanto riguarda l'Inter, una insidiosa trasferta sul campo di Bari, mentre la Sampdoria gioca a Verona, un Verona che Osvaldo Bagnoli ha rivitalizzato, ma un Verona che in questo campionato sta faticando moltissimo. Gli ultra del Napoli si fanno vedere con questo striscione che sembra essere evocativo, vero Beppe? È uno spettacolo veramente. Poi sembra curva... che chiedano lo scudetto a tutti i costi. Sì, è molto eloquente, ma è sempre molto, molto spettacolare la curva degli ultras di Napoli. Come sempre il bacio di Diego Armando Maradona al massaggiatore Carmando, che più che essere un massaggiatore per Diego è un amico, è l'uomo che si prende cura dei suoi muscoli durante la settimana e prima e dopo la partita. Inquadrato il portiere della Roma Cervone, un ottimo portiere, questi è Giuliani, che ha letteralmente salvato più volte il risultato per il Napoli, soprattutto sul campo di Torino, quando la Juve ha attaccato praticamente per tutta la partita. Ciro Ferrara, un prodotto del vivaio partenopeo, ancora Diego Armando Maradona. Ricordiamo che la formazione partenopea è al gran completo, in panchina ci sono poi Di Fusco, Zola, Bigliardi e Mauro. Per la Roma invece in panchina Tontini, Impallomeni, Cucciari, Baldieri e Piacentini. Inquadratura per Gigi Radice, che ha allenato sia il Milan sia l'Inter, soprattutto ha allenato il Torino vincendo uno scudetto che è veramente storico. Gigi Radice è indubbiamente un bravissimo allenatore, un allenatore di grande esperienza, la dimostrazione appunto che ha vinto con il Torino e ha giocato soprattutto un ottimo campionato, ha fatto giocare alla sua squadra un ottimo campionato. Era la stagione 75-76, Beppe, tanto si parlava di calcio all'olandese, era di moda l'Olanda che, lo ricordiamo, arrivò seconda ai mondiali del 74 in Germania. Partiti intanto in campo, il calcio d'avvio per i giocatori partenopei, ma è la Roma che manovra con Tempestilli, poi il pallone recuperato
da un giocatore del Napoli, ma c'è un fallo di mano comunque commesso da Baroni e calcio di punizione in favore della Roma. Tu parlavi, Cesare, poco fa di Olanda, di zona, di pressing. Abbiamo visto subito che il Napoli è andato a pressare nella metà campo della Roma i giocatori giallorossi. È la 25esima giornata di campionato, quindi stiamo giungendo veramente alla stretta finale. 18 febbraio, dunque siamo alle porte praticamente della primavera, stagione nella quale si è sempre deciso lo scudetto. Sì, questa è la stagione, è il periodo importante, è la stagione che determina effettivamente se le squadre hanno lavorato bene, se stanno bene, se hanno propiziato appunto, se sono riuscite a mantenere la condizione per tutto l'arco del campionato. L'inquadratura di spalle è per Di Mauro, un vero e proprio cursore del centrocampo della Roma, punizione in favore del Napoli con l'arbitro Luci di Firenze che si appresta a fischiare. Sul pallone si è portato Alemão, la battuta verso il centro, la testa di Nela per liberare, poi ancora palla in area di rigore, il controllo di Carnevale, viene forse spinto, l'arbitro invece fischia la punizione contro l'attaccante. In tante occasioni, Beppe, questa è una costante, spingono in due e finisce per essere l'attaccante il giocatore penalizzato. Ormai